Bentrovati con una nuova puntata di Step, Economia e Territori, il format di Confindustria Toscana Sud dedicato al racconto dell'economia a 360 gradi, partendo dalla Toscana, ma spaziando poi ovviamente sui temi di economia nazionale. Saremo collegati come sempre con Roma, col Sole 24 Ore, ma iniziamo con delle belle notizie, e ne abbiamo tutti bisogno. In questo caso riguardano il gruppo Reditec, è qui con me in studio, e gli do intanto il benvenuto, la dottoressa Raffaella Iarrapino, che è la responsabile degli eventi, delle relazioni del gruppo Reditec SPA. Intanto benvenuta Raffaella. Grazie Virginia, Allora, buongiorno. iniziamo la puntata con una bellissima notizia, un premio prestigioso molto importante che la vostra azienda ha conseguito. Ci racconti? Sì, abbiamo partecipato a questo premio costituito che si chiama BMC di Deloitte Private e comprende praticamente un'analisi e una rivisitazione, una indagine sulle aziende del territorio italiano. Possono partecipare tutte le aziende italiane, anche non grandissime, quindi comunque riguarda un po' tutto il mondo imprenditoriale e attraverso questo momento, diciamo, in cui abbiamo partecipato a questo premio, abbiamo conseguito il premio alla fine di un percorso di 6 mesi in cui abbiamo fornito le informazioni che servivano appunto a Deloitte per fare l'analisi e anche poi seguita da una giuria esterna, per cui alla fine sono emerse le aziende che avevano quei determinati parametri richiesti per entrare tra le BMC, quindi le Best Managed Companies, le aziende meglio, diciamo, gestite all'interno del mondo imprenditoriale italiano, e siamo nel gruppo delle Best Companies. E quindi questa è una bellissima notizia. Sì. Questa è una bellissima notizia, non solo ovviamente per il gruppo Reditec, ma porta luce, ovviamente prestigio a tutto il nostro territorio all'interno del quale il gruppo Reditec ha le sue radici. Ci racconti un po', per chi non vi conosce, quali sono le principali attività, Raffaella, di cui vi occupate e anche un po' la famiglia Reditec, com'è distribuita, perché ormai siete una grande famiglia. Sì, è vero, siamo una grande famiglia. Reditec dagli anni 80, quindi sono ormai 40 anni che si occupa di digitalizzazione. Prima la chiamavamo informatizzazione. Abbiamo partecipato alle varie fasi di informatizzazione delle imprese dei professionisti italiani e crescendo insieme a loro. Quindi in questo momento la nostra missione è proprio digitalizzare, mantenere quel livello di digitalizzazione e incrementarlo nel mondo imprenditoriale. Questo è il nostro obiettivo. Siamo comunque un gruppo, perché Reditec è un gruppo di aziende, 10 aziende, distribuiti sul territorio nazionale, prevalentemente centro e nord Italia. Come sai, la nostra sede storica, la chiamo io, è a Chiusi, in provincia di Siena, nella parte del sud della provincia di Siena, però siamo anche a Roma, Firenze, Arezzo, Bologna, Imola, Milano e tutta l'area del nord, con Torino e altre province. Quindi siamo un po' anche a Perugia, a Terni, quindi siamo un po' in tutto il centro nord Italia. Le aziende sono tutte concentrate sull'area business, quindi sul lavoro presso il mondo imprenditoriale, il mondo dei professionisti, e siamo in grado, diciamo, nel nostro modello di business, di portare la tecnologia sulle scrivanie dei nostri amici imprenditori. Quindi proprio riusciamo a digitalizzare dalla A alla Z, insomma, quello che si dice a 360 gradi, l'impresa. Questo è il nostro. Poi abbiamo anche altre attività collaterali, ma una di arredo e tecnologie d'arredo è comunque l'area design, che però completa quello che è comunque la parte digitale. E poi facciamo formazione, consulenza, tutto quello che può venire nel mondo della digitalizzazione.
Allora, approfondiremo questi temi. Intanto dicevi amici imprenditori, e allora noi ci colleghiamo con una grande comune amica, una grande imprenditrice nel nostro territorio, la dottoressa Camilla Dei. Perché? Perché Camilla Dei si trova a Verona, dove è in corso la fiera di cui ci racconterà. È un tema interessante, l'abbiamo affrontato anche nella puntata precedente, collegandosi con Giordana Giordini da Vicenza, in quel caso ovviamente la fiera del mondo dell'oro. Sono ripartite queste attività, anche se ovviamente giustamente una serie di limitazioni, ma sono dei polsi economici importanti per interi settori nevralgici dell'economia nazionale. Quindi con Camilla Dei, che guida un storico importante azienda legata al mondo del travertino, poi una parte invece legata al mondo del vino, andremo a vedere insieme un po' quali sono, qual è la fotografia del contesto in cui si sta muovendo il settore. E come dicevo, è chiaro che il mondo delle fiere ci dà un po' di polso operativo nero su bianco. Allora, vediamo se il collegamento da Verona è pronto. Attendiamo l'ok dalla regia. No, allora mi dicono abbiamo ancora qualche minuto, quindi ci ricolleghiamo dopo con Camilla. Allora, diamo allora subito uno sguardo, Raffaella, intanto ai titoli principali di oggi del Sole 24 Ore, per vedere quali sono le principali notizie del quotidiano economico. Andiamo a centropagina. Ecco le misure per le famiglie, dai nidi ai fondi per la sanità, fino all'IPREF e la pubblica amministrazione, il via libera al CDM. Ancora scorrendo a centropagina, bonus risparmio idrico dai sanitari ai rubinetti, ecco come ottenere 1000 euro. Smart working nel pubblico e nel privato, ecco cosa può cambiare. Questo è un tema interessante che poi affronteremo insieme. Ovviamente poi c'è un approfondimento sul tema del Green Pass, è vicina la data del 15 in cui sappiamo che ci sarà l'estensione dell'obbligo per tutti. Mutui a tasso zero perché l'Italia è indietro rispetto a Francia e Germania. Questi sono i titoli in questo momento del Sole. Guardiamo anche i titoli dell'ANSA. Vedete il Premier Draghi, scorriamo a centropagina, i giovani hanno ragione, è il momento di agire, la foto con Greta, ormai l'emblema, la paladina della difesa dell'ambiente. Protesta dei giovani attivisti, scontri con la polizia. Ancora a centropagina per quanto riguarda l'ANSA. Calano gli occupati ad agosto, meno 80.000 unità rispetto a luglio. Morisi pronto a chiarire, il ragazzo mi chiese la droga. Allora, questi titoli dell'ANSA, volevo tornare con te su un tema, te l'avrei chiesto dopo, ma visto che erano le notizie del Sole, l'affrontiamo subito. È un tema che abbiamo anche dibattuto nel corso ovviamente del lockdown e poi in questi mesi successivi, diciamo alla fase più acuta della pandemia, lo smart working. È chiaro che la pandemia è stata un acceleratore per tanti elementi da tutti i punti di vista nel mondo delle imprese. Il tema dello smart working è chiaro che è stato uno dei principali e forse uno di quelli anche di punti di non ritorno, perché una volta, ci auguriamo prima possibile, la pandemia sarà definitivamente debellata, questo tipo di attività rimarrà comunque nei nodi delle aziende. Già adesso spesso le nuove assunzioni di talenti vengono negoziate con la possibilità di lavorare dei giorni da casa. Ora, te è un tema che conosci benissimo perché voi l'avete affrontato in prima linea. Ci fai un po' uno spaccato, Raffaella? Quali sono le tematiche importanti di attenzione che, parlando di smart working, si devono applicare? Perché è chiaro che nel momento dell'urgenza è stato tutto un po' improvvisato da quasi certo. Tutte le aziende. Oggi è un tema su cui bisogna riflettere in maniera diversa. Sì, allora faccio una premessa. Durante il periodo del lockdown noi abbiamo lavorato tantissimo per mettere in smart working tutti i nostri clienti. Noi abbiamo circa 7.000 clienti in assistenza sul territorio italiano, per cui eravamo tutti terrorizzati e comunque abbiamo continuato incessantemente a fornire servizi per permettere loro di lavorare. E questo ha dimostrato da una parte al mondo, direi, non solo a noi in Italia,
Italia che comunque il digitale è fondamentale per lavorare e senza di questo non si può andare avanti, ma anche andare a scuola, anche vivere la salute. E questo ha dimostrato però anche che la maggior parte delle aziende non erano pronte. Quindi noi abbiamo trovato una differenza tra quelli che comunque avevano già iniziato il processo di digitalizzazione in maniera performante per le loro imprese e coloro che invece si approcciavano con un modello, diciamo, di panico da digitale, lo chiamo io, e quindi molto più complicato aiutarli. Siamo riusciti ad avere tutto il parco comunque in smart working, abbiamo fornito assistenza. Oggi siamo per me è un momento molto molto importante sia per tutto quello che sta succedendo in Europa, in Italia e per, come dire, la congiuntura positiva che ci sta attraversando, comunque la famosa congiuntura astrale che in questo momento ci vede con personaggi importanti anche in Europa e con una certa voce. Il momento di non mollare, il momento di abbiamo iniziato con la digitalizzazione, proseguiamo su questa strada, attenti anche al fatto che il digitale non è lo smart working, non è home working. Quello che abbiamo fatto finora era home working. Esatto. Quindi in emergenza va benissimo, le persone vanno a casa e lavorano da casa, abbiamo messo i collegamenti con il PC in modo che qualunque documento poteva essere estratto e naturalmente in sicurezza. Altro elemento, la protezione dei dati. Quindi il momento della sicurezza adesso è incredibilmente importante. Perché? Perché lavorare da casa vuol dire spesso avere delle reti, avere delle aperture sul PC, usare lo stesso PC magari con un ragazzo che va a scuola, il proprio figlio che va a scuola, che è benissimo, però riuscire a proteggere i dati è questo il momento più importante. La terza cosa, è per quello tra i parametri è stato inserito anche quello della sostenibilità, che è fondamentale, quindi parliamo di innovazioni, io parlo dei parametri che sono parametri ormai europei, ma che ci hanno permesso anche di vincere questo premio con BMC Deloitte Private, quindi quali sono questi parametri? Aggiungo la sostenibilità, perché? Perché i dipendenti da casa non devono essere dimenticati. Cioè è importante comunque il rapporto, è importante la protezione anche delle persone e è importante ora che si può anche riuscire a trovare il momento di ricongiungersi ogni tanto per poter dialogare e scambiarsi le informazioni, come per esempio per un neoassunto. Cioè la tecnologia ci permette comunque di fare cose meravigliose come le riunioni online, abbiamo imparato a farle, abbiamo passato ore e ore sul PC a fare queste riunioni, ma anche ci permette di bypassare il tempo perso nel traffico, di migliorare anche l'ambiente, perché comunque le macchine, le auto sono la maggiore inquinante, per cui sicuramente tutto questo non va dimenticato, non va messo in un cassetto, ok, è finita la pandemia, torniamo come prima. Non sarà niente come prima, ma comunque possiamo trarne dei vantaggi. E uno dei vantaggi è quello di riuscire a lavorare a distanza, in sicurezza e relazionandosi comunque in maniera corretta con dipendenti, colleghi e tutto il mondo che ci circonda. Ti interrompo solo un attimo, facciamo un break pubblicitario, poi torniamo con tantissime notizie. Raffaella Iarapino rimarrà qui con noi, continueremo a parlare del gruppo Reditech, ma come anticipato ci collegheremo anche a Verona con Camilla Dai e poi a Roma con Carlo Maroni col Sole 24 Ore per tutti gli ultimi approfondimenti dal governo. A fra poco. Eccoci tornati con Step, il format di Confindustria Toscana Sud, il racconto dell'economia dei nostri territori, ma ovviamente anche con un'attenzione per quanto riguarda le principali notizie in ambito economico sul tema nazionale. Ci collegheremo in chiusura di puntata, come sempre, con Roma, col Sole 24 Ore. Ma io approfitto della presenza qui in studio con me di Raffaella, perché ormai anche nel modo di far TV ci siamo abituati ovviamente a farla digitalmente, no? Con ospiti collegati tramite piattaforme. In questo caso invece ho il piacere di averti qua in studio con me. Vorrei tornare proprio sul tema che accennavi prima, no? Su come il mondo del lavoro anche
è cambiato e cambierà in relazione a degli stimoli, chiamiamoli così, che la pandemia ha imposto. Tornando alla grande famiglia Redite, che ci fai un po' una panoramica delle figure professionali che lavorano con voi? Questo è a beneficio anche dei tanti giovani che ci seguono. Assolutamente, assolutamente, perché noi abbiamo un'area di consulenti tecnici che è suddivisa per vari settori, quindi dalla parte arriviamo fino all'intelligenza artificiale in questo momento come tecnologia, quindi siamo un po' dal web all'intelligenza artificiale, passando per il software e la sicurezza dati, la cyber security e ovviamente in generale le reti, quindi la sistemistica. Quello che noi abbiamo sempre cerchiamo di solito delle risorse che siano in questo ambito, in questi ambiti, però siamo anche disposti a formarle, nel senso è sufficiente avere comunque una base, una laurea magari in ingegneria o piuttosto che anche un diploma, corso diploma tecnico, quindi che ci permetta di avere delle basi e la persona può essere tranquillamente inserita e formata. Io mi permetto di dire che però sulle scuole, per esempio, il problema si pone, perché magari Reditech è in grado di formare le proprie risorse e non sempre, devo dire, siamo sempre alla ricerca di risorse, ma ci sono delle altre aziende che non si possono nemmeno permettere questa cosa, ma magari preferiscono una risorsa un po' più skillata, quindi più preparata, più pronta per essere inserita nel mondo del lavoro, e questo è difficile oggi come oggi in Italia. È un po' l'argomento di tutti i tavoli in cui sono in questi giorni, a partire dall'Assemblea Nazionale di Confindustria, passando per il SciHub, tutti i tavoli parlano di questo, cioè del fatto che non si riescono a trovare le risorse. Ovviamente le nostre risorse, oltre a essere appunto, siamo 120 o 130 consulenti tecnici, perché sono specializzati poi nei vari ambiti, abbiamo ovviamente anche bisogno di persone che si occupino dell'area commerciale, dell'area marketing, dell'amministrazione, quindi sicuramente non solo area tecnica. E un'altra cosa interessante, che è un po' l'esperienza che mi sono fatta io, è il fatto che le nuove tecnologie, come per esempio l'intelligenza artificiale o comunque la gestione dei dati, l'analisi dei dati in maniera così oggi così avanzata in cui siamo, non ha bisogno solo di figure prettamente tecniche. Comunque ci sono anche degli ambiti come la realizzazione di contenuti, per esempio nell'area web, la semantica o nell'intelligenza artificiale la capacità di elaborare basi di conoscenza, quindi testi. Immaginiamo che un'intelligenza artificiale è in grado di interfacciarsi con un utente, una persona, elaborando il linguaggio naturale, quindi è in grado di comprendere, elaborare e rispondere. Quindi parliamo di assistenti virtuali a tutti gli effetti. In quel caso, per la costruzione della base di conoscenza, ovviamente servono competenze anche in ambito semantica, logica, lingua, perché no? Qualcosa che uno non si aspetta, no? In un'azienda tecnica come la vostra. Per concludo con un piccolo inciso, Reditech ha creato in questo proprio pochi mesi or sono un'academy che è nata da pochissimo, quindi giovanissima come le persone che verranno ai nostri corsi, e parte con tre corsi proprio dedicati al software che noi utilizziamo, che è un software enterprise di alta fascia, un ERP Team System, quindi per quel tipo di specifico elemento, ma anche per l'analisi dei dati, ma anche per la cyber security, quindi materie di questo tipo. E lo facciamo perché questa Academy ci deve essere interessante per il territorio, come del resto facciamo anche con gli altri enti, collaborando con Confindustria, collaborando con altre, con l'università, con il SciHub. Però l'Academy ci serve proprio internamente per, come dire, muovere anche le idee, perché non solo noi possiamo fornire formazione ai nostri ragazzi, li chiamo i nostri ragazzi perché ho un figlio di 25 anni, per cui, ma anche possiamo avere molto da loro. La freschezza, la capacità di essere nativi digitali, i millennials sono fortissimi in questo e sono necessari appunto per coniugare quello che è la tradizionalità del lavoro, quindi l'esperienza, l'organizzazione, con gli elementi innovativi.
Un'ultima domanda prima del break pubblicitario, ritorno al punto iniziale, la bella notizia con cui abbiamo aperto questo premio prestigioso che Deloitte vi ha conferito, una sfida a livello nazionale, quindi insomma veramente sì, consegnato al Palazzo della Borsa a Milano il 27, l'ha ritirato appunto l'AD di Lombardia e Piemonte che è Marina Borriero, quindi è stato una bella, un bel momento. Sì, sì. Ecco, ma come si arriva a questo? Perché voi lavorate in un settore estremamente competitivo, siete partiti dalla Toscana. Aver mantenuto questo livello di crescita, di avanguardia, che vi porta poi oggi, dopo la pandemia, nel 2021, a essere fra le best firm a livello italiano. Ecco, come si raggiunge questo traguardo? Qual è stato, secondo me, gli elementi forti della vostra storia? Sì, ci sono degli elementi molto importanti. Uno è sicuramente questo è un po' scontato, cioè la passione per l'innovazione. Noi abbiamo questa forte, forte tendenza a cercare tutto ciò che è innovativo, ma io dico cercare perché non parliamo solo di cose in casa Reditech. Noi siamo sicuramente, Reditech è un'azienda che guarda alle partnership, guarda agli accordi, guarda quello che fanno anche gli altri e le relazioni. Quindi molto importante riuscire a imparare anche dagli altri e questo noi lo facciamo sempre. Un altro elemento importante è proprio il concetto del rispetto per le risorse umane, cioè quello che noi siamo riusciti a fare, poi a volte anche preparando questi dati, perché poi ho partecipato alla preparazione di questi elementi. Come riaperto l'album delle foto di famiglia. Sì, ecco, ti rendi conto delle cose che hai fatto e che l'azienda ha fatto e che magari nel quotidiano, sotto nella stress, routine, cioè, non le vai a cercare. E appunto, dicevo, l'altro elemento è proprio il fatto che ognuno si sente come se l'azienda fosse propria. C'è una grande compartecipazione, quasi impossibile starne fuori, perché uno che non riesce poi a entrare in quel mood esce dall'azienda, anche se ha un turnover molto basso, proprio perché entrare nel mood di Reditech è abbastanza semplice. Poi c'è una partecipazione societaria molto ampia, un SPA con tantissimi soci che sono anche persone che lavorano all'interno dell'azienda, per la maggior parte. Quindi questi sono elementi che credo per Deloitte abbiano avuto un senso. Ti spiego perché. Perché nel panel delle aziende c'erano sicuramente una buona percentuale di aziende di famiglia, perché ovviamente le aziende tra le PMI c'è molto questo l'azienda familiare, che è sicuramente ben gestita, è un ottimo elemento e fa la differenza in Italia, insomma, nell'imprenditoria. Però c'è la parte delle grandi aziende che hanno un'organizzazione, quindi vanno con un management di un certo livello, e poi c'è il caso Reditech, ce ne saranno altri sicuramente, che comunque non è un'azienda familiare, cioè non è un'azienda a base familiare, è un'azienda fatta di manager che si sono però costruiti da soli uniti insieme, hanno avuto delle visioni. Io dico, la prima volta che usai il termine visionario fui un po', come dire, additata. Invece visionario vuol dire che hai delle visioni, e avere delle visioni dalle colline della Val di Chiana, dell'area della Val d'Orcia, noi siamo tra Val d'Orcia e la Val di Chiana chiusi, no? Dove veramente il territorio è bellissimo, però non c'è poco altro, certo, c'è poco altro, è stata una grande ricerca. Io credo personalmente, ma questo lo dico da Raffaella, non da azienda, che questa curiosità, questa capacità di anche un po' di umiltà nel cercare fuori anche per capire quello che c'è, quindi formarsi sempre insieme agli altri che lavorano poi adesso con noi, sia stata un po' la chiave di volta. Quindi la forza verso l'innovazione e il considerare le persone tutte soci dell'azienda, quindi che lavorano tutti allo stesso titolo, sono gli elementi fondanti. Allora, intanto ci fanno segno che Carlo Maroni è collegato con noi. Intanto ben trovato Carlo. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, ciao Virginia.
Buongiorno, allora, come abbiamo aperto la puntata, Carlo, oggi con una bella storia, il gruppo Reditech che Deloitte ha premiato come best firm a livello nazionale, Reditech si occupa di tecnologia a tutto tondo. Abbiamo parlato molto di smart working, di questa svolta, con te ovviamente vogliamo concentrarci sui temi di attualità nazionale. Intanto dacci un po' un polso, abbiamo visto intanto una sinergia molto importante, qui parliamo da casa Confindustria, fra il Premier Draghi e il mondo confindustriale, c'è stata questa standing ovation e nello stesso tempo però poi Bonomi ha dettato un'agenda di punti molto cruciali per il Premier. Sì, quando c'è stata l'assemblea di Confindustria la scorsa settimana, questo è stato un po', diciamo, la saldatura di un mondo, quello imprenditoriale, nella sua vasta accezione, grandi industrie, medie imprese, insomma tutti, diciamo, con questo progetto, diciamo, di governo nato sull'emergenza, emergenza vaccini per lo più, sull'inconsistenza del precedente governo. Diciamo che da un governo che apparentemente iniziale sembrava quasi per, non dico di emergenza, ma quasi, si sta trasformando in un governo a medio termine con un progetto largo. Questo è, si sapeva, si pensava che Draghi e la sua squadra potesse fare questo, ma effettivamente questo sta facendo. E la campagna vaccinale sta andando bene, il paese bene, o abbastanza bene, il paese si avvia verso una crescita del 6%, che siamo ancora sul rimbalzo, quindi deve consolidarsi con una manovra di 22 miliardi, però diciamo che il progetto Italia, come l'ha chiamato Bonomi, è un po' in qualche modo il PNRR nella sua vasta accezione anche politica, anche se la politica politicante, quella dei partiti, invece è quanto mai in crisi, e questo è anche un po' un paradosso, no? Cioè, a fronte di una stabilità di governo oggettiva, almeno fino a febbraio, quando ci sarà l'elezione del Presidente della Repubblica, fa da contrattare una situazione politica quanto mai sfilacciata e un po', come dire, senza una bussola. Senza una bussola, anche molto spesso autoreferenziale, abbiamo visto. A proposito del Presidente della Repubblica, domanda d'obbligo che ti faccio sempre, qual è un po' il borsino, quali sono un po' le ultime notizie su questo punto? Tra l'altro, proprio su questo aspetto, l'altro giorno sui giornali si è pronunciato anche Giorgetti. Ma, diciamo, ad oggi quello che sperano in tanti è quello di un allungamento, di un secondo mandato, anche se non totale, di Mattarella, come fu per Napolitano. Anche Napolitano naturalmente aveva detto che non voleva essere rieletto, poi si vedrà lì per lì. Come ha detto Prodi, difficilmente Mattarella cambia idea, ci conosco il tipo, però diciamo lo si vedrà. È verosimile che Draghi resti ad oggi, questa è l'idea generale, Draghi resti alla presidenza del Consiglio, perché questo quello che vogliono più o meno tutti, quando dico tutti intendo quelli che poi comandano, quindi l'Europa, diciamo la Banca Centrale Europea, quelli che, cioè, che comandano, che hanno un precordone della borsa. I partiti italiani che poi devono votare Draghi e i suoi provvedimenti in Parlamento sono tutti, diciamo, composti da persone che per lo più non verranno rielette, un po' perché c'è il taglio dei parlamentari, un po' perché i partiti che li hanno eletti si sono parzialmente dissolti o totalmente, come i 5 Stelle o la Lega, molto ridimensionati, quindi difficilmente o quasi, potrei darlo quasi per scontato che nessuno voterà la fiducia a un governo che determinerebbe le elezioni anticipate, questo per biechi, diciamo, calcoli personali. E quindi verosimilmente si andrà a un Presidente della Repubblica che dovrà essere trovato, questo dico cose che più o meno sappiamo tutti, all'interno di personalità che possano, diciamo, in qualche modo far proseguire per un lasso ragionevolmente lungo di tempo questo quadro. E il nome che viene fatto molto spesso è Marta Cartabia, che è la Ministra della Giustizia, che ha un'alta figura giuridica e istituzionale ma totalmente inconsistente dal punto di vista politico, e sappiamo che i presidenti della Repubblica, questo non è un insulto, è un fatto, il Presidente della Repubblica negli ultimi anni sono stati molto consistenti dal punto di vista politico, certo. E questa è un po' la differenza. Allargando il nostro sguardo, due temi che ci fotografano un po' una situazione europea. Da un lato quello della Germania,
è finita un'epoca lunghissima, la storia della cancelliera Angela Merkel, 16 anni di governo, le elezioni ci hanno ricordato un po' per certi versi quelle italiane, si sta costruendo questo governo con un gioco di alleanze perché non è uscito un verdetto netto. E poi l'altro elemento invece, l'Inghilterra, che in maniera un po' paradossale l'altro giorno si è trovata in una crisi per quanto concerne l'approvvigionamento della benzina. Ci fai una riflessione su questi due paesi, Carlo? Allora, guarda, sulla Germania è in atto una formazione di una nuova coalizione, è ancora molto fluida la questione, perché come ci sono i liberali, che sono quelli, diciamo così, in qualche modo che potrebbe essere la guerra bilancia, il tema ai verdi, però un gioco a incastro. Noi italiani abbiamo come interesse che i liberali, per esempio, non entrino nel governo, perché nelle posizioni europee sono più favorevoli alle istanze italiane, ma questo però lo si vedrà, che sarà sciolta, è un dato ormai acquisito, mi sembra, e la CDU vive una grave crisi. Vero è anche che esistono le stagioni politiche, che non sono eterne, sennò sarebbe una dittatura, per cui si ritorna a un periodo di una SPD non fortissima, però. E questo avrà dei suoi riflessi anche in Europa, oggettivamente. Quindi, diciamo, si sta ricostruendo. Però quello che ci dicemmo qualche tempo fa, Virginia, è che in un periodo in cui la leadership tedesca si dovrà ricostruire, quella francese in questo momento, in vista delle elezioni del prossimo aprile, è ancora in discussione, la leadership di Draghi oggettivamente è la più forte d'Europa. E questo è un altro dato di fatto importante, come riflesso interno, diciamo, delle questioni europee su quelle italiane, quindi anche di quelle tedesche. Per venire al Regno Unito, la crisi dell'approvvigionamento della benzina, ma anche dei generi alimentari, è stata determinata, come sappiamo, dal problema dei lavoratori trasportatori non inglesi per poter venire a lavorare nel Regno Unito. Questa è una crisi, è uno dei tanti effetti della Brexit sciagurati, paradossali, perché poi questo effetto si è moltiplicato con l'effetto contagi, perché la questione è esplosa a luglio, quando ci fu un forte picco di contagi nel Regno Unito e molte persone rimasero a casa e quindi non potevano lavorare. In più quest'altra questione dei trasportatori, di fatto il Regno Unito si sta ridimostrando, quando cadono cose del genere, un gigante dai piedi d'argilla, perché è un'economia forte e anche molto tonica quando c'è bisogno di reagire, ma è crollata su una bega che si è cercata e alla fine è arrivata. Ora non è che bisogna gioirne, però dobbiamo anche ridimensionare un po' certi miti. Ah, Londra qui, Londra là, a Londra accadono delle cose che da noi non accadono. Assolutamente concordo con te. Allora Carlo, intanto ovviamente grazie come sempre per la tua gentilezza e disponibilità. Noi ci torneremo a sentirci la prossima settimana, torneremo a parlare anche con te di Stati Uniti. Intanto grazie, ovviamente buon lavoro a te e a tutti i colleghi del Sole. Grazie Virginia, un caro saluto a te e a tutta Canale 3. Grazie a Carlo Marroni, la redazione del Sole 24 Ore collegata con noi da Roma. Mi chiedono la linea alla regia e poi torniamo per l'ultimo tratto insieme di questa puntata veramente ricca di tanti spunti. Raffaele, ormai ti ho rapito, rimani qui con me e a fra poco. Volentieri. Eccoci insieme per l'ultimo tratto di questa puntata densissima. Abbiamo chiuso il primo collegamento con Roma, con il Sole 24 Ore, adesso ne apriamo uno, come anticipato, con Verona, perché a Verona si trova Camilla Dei, guida del gruppo Dei, e con lei vogliamo fare un po' una fotografia di cosa sta avvenendo in questo momento in fiera a Verona. Intanto Camilla, grazie per la tua disponibilità, ben trovata. Grazie a voi, buona giornata. Sono qui a Verona, alla Marmo Macchine, l'evento più importante a livello internazionale dedicato al settore del marmo, al settore lapidio. Diciamo che oggi si apre un nuovo capitolo nel nostro settore, perché dopo ovviamente tutti questi mesi di lontananza dai nostri clienti è stato, diciamo, un punto importante per riprendere i contatti e per capire quelle che sono le tendenze
diciamo, gli orientamenti circa l'edilizia, l'architettura e il design. Devo dire che c'è molto movimento, questa fiera tra l'altro viene in contemporanea con il CERSAI di Bologna, che è un'altra fiera molto molto impegnativa e grossa, e comunque c'è molta affluenza in tutte e due le località, per cui siamo molto soddisfatti. Ecco, dico che bisogna essere sempre positivi, questa pandemia ci ha affievolito, diciamo, un po' gli animi, e comunque la ripresa è fortissima, per cui veramente dobbiamo essere positivi. Ecco. C'è una notizia importante. Io, introducendo all'inizio di puntata il collegamento che abbiamo avuto con te, riportavo anche i dati, che in quel caso è un'altra donna imprenditrice, quindi io sono molto felice di poter dare spazio a delle persone, degli imprenditori in gamba come voi, delle imprenditrici donne come voi. In quel caso era la Giordana Giordini da Vicenza, si è tenuta la Fiera dell'Oro la settimana scorsa, e anche in quel caso proprio questi elementi che anche te ci attesti, in questo caso del mondo legato al materiali, marmo, travertino e dintorni, gli elementi di ripresa, la possibilità di rivedersi ovviamente dal vivo, di ritoccare con mano ovviamente un modo di fare impresa. Quali sono quindi i mercati nel vostro settore, Camilla, in maggior ripresa, e quali invece ancora vivono un momento di difficoltà? Allora, sicuramente gli Stati Uniti sono sempre il mercato trainante per noi, sì, addirittura, ecco, c'è un grandissimo risveglio anche dei distributori, che invece negli ultimi due anni, proprio a causa della pandemia, si erano molto rallentati, avevano rallentato gli acquisti. Anche nei progetti, sì, gli Stati Uniti sono sempre i leader nel mercato. Poi vedo una grande ripresa nell'Europa, per cui tutti i nostri mercati del nord Europa stanno funzionando benissimo, soprattutto il Belgio, l'Olanda, insomma i paesi nordici e l'Inghilterra. E devo dire, quello che stenta molto è l'Asia, perché si ha un po' il problema della Cina, che si è distaccata completamente a seguito del Covid, diciamo che si è isolata sia dal punto di vista di import che di export, per cui lì vediamo un calo fortissimo, e un po' l'area in generale è abbastanza ferma. Ecco, tornando in questo caso proprio per darci un po' un polso, no? Dopo due anni di fermo così, rivedere i vostri clienti, rivedere gli importatori, rivedere colleghi, qual è l'energia che si respira in questo momento a Verona, Camilla? È un'energia bellissima, molto positiva, i nostri clienti sono entusiasti di poter tornare in Italia, perché amano l'Italia e quindi non vedevano l'ora di poter ritornare, e anche noi siamo molto felici, perché chiaramente la distanza separa tutto, anche le relazioni interpersonali, per cui è molto importante poter avere questo contatto e riprendere appunto in presenza tutte le nostre attività. Bene, Camilla, intanto ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità e gentilezza, buon lavoro a te e a tutto lo staff ovviamente del gruppo DEI a Verona, e poi ti aspettiamo presto in studio quando rientri a Siena. Molto volentieri, a presto, grazie mille. Grazie davvero a Camilla Dei, un saluto anche a tutti i colleghi ovviamente imprenditori legati al mondo dell'edilizia. Torneremo a dedicare ampio spazio di approfondimento anche ovviamente nel nostro salotto parallelo, quello governato da ANCE, proprio sul tema dell'edilizia, 110%, il motore economico che tutto questo sta generando. Intanto bellissima la testimonianza, e positiva anche in questo caso della dottoressa Dei dalla Fiera
Fiera di Verona. Dalla Fiera di Verona torniamo in Toscana, un'ultima battuta con Raffaella Rapino, che ormai ho rapito, ma erano talmente belle anche in questo caso le notizie che ci ha portato dal gruppo Redite, che quindi cambiamo completamente ambito, siamo in ambito tecnologico. Raffaella, i prossimi mesi come li vedi per il nostro paese? Marroni del Sole 24 Ore ci ha sottolineato questo aspetto, ovviamente di centralità anche europea, che in questo momento godiamo, abbiamo il vento in poppa, credo questo ovviamente sia un elemento importante anche per chi come voi fa impresa a livello nazionale e non solo. Sicuramente è molto importante, condivido quello che è stato detto, e c'è questo grande momento di crescita del PIL, cioè grande entusiasmo, l'Italia è cool perché piace agli altri paesi, piaceva un po' meno negli ultimi periodi. In questo momento, come ha detto la dottoressa Dei, i nostri prodotti sono anche nuovamente molto molto gettonati, e quindi questo è un momento importante in cui bisogna spingere tantissimo, a mio avviso. Però è anche un momento in cui si è parlato di rimbalzo, no, dell'economia, per cui l'anno importante dopo questa forte spinta emozionale, per primo, perché comunque ovviamente le emozioni guidano il mondo, diciamo, io dico questo da donna ma anche da imprenditrice, e comunque anche economico e politico, però il 2022 sarà tanto tanto importante. A mio avviso bisogna lavorare bene, continuare e approfittare di questo momento per organizzarsi, per migliorare le proprie competenze, incrementare le competenze in azienda, ma anche incrementare le strumentazioni, il digitale, come anche la parte di produzione, quindi molto importante, che poi sono assolutamente congiunti perché ormai è tutto digitalizzato. Però in generale approfittare di questo momento per lavorare al meglio e per, come dire, accrescere le proprie forze, perché poi il 2022 sarà molto molto importante per mantenere un andamento che in questo momento è il rilancio. La sfida nella sfida, e noi la racconteremo. Allora, siamo in chiusura, io ringrazio sentitamente. Grazie. La dottoressa Iarrapino, ovviamente complimenti a tutto il gruppo Redite per questo bellissimo risultato, per questo riconoscimento a livello nazionale che Deloitte gli ha consegnato. Ringrazio ovviamente nuovamente Camilla Dei del gruppo Dei, collegata per noi da Verona, a Carlo Marroni, ormai al nostro compagno di viaggio nella narrazione dell'economia nazionale con il Sole 24 Ore, tutto lo staff di Canale 3, Leonardo Vigni, Samuele Vannoni. Io vi do appuntamento ovviamente per la prossima settimana per una nuova puntata di Step Economia e Territori. Vi ricordo che potete rivedere questa, così come tutte le puntate, le interviste agli imprenditori, nell'apposita sezione Step all'interno della web TV di Canale 3, www.canale3.tv, o su tutti i social di Confindustria Toscana Sud. Grazie per la vostra attenzione.